Il terzo nostro incontro è dedicato ad un altro capitolo di quella specie di geografia, di mappa dei salmi che avevamo iniziato a delineare l'altra volta. L'altra volta noi avevamo definito un settore particolare, quello che potremmo quasi contrassegnare col colore oscuro, il colore del lamento, il colore della supplica. Purtroppo abbiamo dedicato una sola lezione. In realtà questa è l'area più complessa, più ricca e più tormentata anche del Salterio. È un'area che potrebbe essere studiata anche tenendo presente tutto, direi quasi il fondale della letteratura accadica, la letteratura mesopotamica, la lamentazione. Si può veramente dire che è uno dei motivi eterni della preghiera dell'umanità. Noi oggi entriamo in un'altra area, quella che va sotto il nome, un nome coniato dagli studiosi, è un nome convenzionale, l'area degli inni, l'area delle invocazioni gioiose. Potremmo quasi dire che siamo passati dalla lacrima al riso per mantenere quella specie di simbologia essenziale attorno a cui ruota il Salterio. Ma questo riso è un riso piuttosto sofisticato, direi. Non è semplicemente allegria, è anche gioia, in una maniera più fine, tante volte anche studiata in dettagli piuttosto raffinati, complessi, appunto come complesso il dolore, così anche complessa la gioia. Ed è per questo motivo che l'inno ha molte sfaccettature, ha molti sottogeneri, sottotipi. Noi abbiamo messo come titolo a questa conferenza, se ricordate anche in quella specie di programma che abbiamo indicato, abbiamo messo come titolo un titolo direi quasi evocativo, con due simboli, il simbolo del mantello e del cocchio. Qualcheduno adesso vorrà sapere perché abbiamo scelto queste due immagini. Le abbiamo scelte riferendoci esplicitamente a due inni che io non commenterò perché sono estremamente ricchi, complessi, richiederebbero molto tempo, ma che riassumono in qualche modo due momenti della gioia. Il primo momento è una gioia antichissima, direi. È una gioia primordiale, manifestata, secondo gli studiosi, attraverso una serie di considerazioni di ordine filologico, manifestata niente meno forse che da Davide stesso. È un carme del 1000, quindi avanti Cristo, è il Salmo 18. Questo Salmo ha nel suo interno un paragrafo. Adesso io ve lo leggo, questo paragrafo, e vi accorgerete, vi sembrerà proprio di assistere ad una specie di grande scenografia barocca, scenografia sicuramente orientale, per certi aspetti anche se è un paragone un po' abusato, potremmo riferirci sempre alla poesia surreale o alla cinematografia surreale, dato che è anche un po' l'occasione nella quale siamo inseriti, dato che ogni sabato è scandito dalla televisione da un film di Buñuel. Abbiamo una scenografia tempestosa. È tipico per l'orientale presentare Dio nella cornice di una specie di esplosione. È un'esplosione terribile questa che noi vediamo. Un'esplosione che ha al centro questo simbolo, il primo simbolo, il mantello, e in secondo piano il cocchio. Scegliamo del Salmo 18, del Salmo 18, 17 della Vulgata, i versetti 8 seguenti. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti. Egli abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di velo,
acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo. L'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare. Si scoprirono le fondamenta del mondo per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Sarebbe tutto da spiegare questo paragrafo, perché come vedete le immagini, anche se intuitivamente comprensibili, sono immagini complesse. Io scelgo soltanto questa raffigurazione barocca, naturalmente. Yahweh, Dio, è rappresentato come se fosse su questo cocchio che sta inclinandosi. Abbassò i cieli e discese, e il cocchio delle nubi, fosca caligine sotto i suoi piedi. Questo cocchio è sostenuto dai cherubini, questa specie di esseri che sono rappresentati anche nel mondo accadico, esseri animali antropomorfi e anche teriomorfi, zoomorfi, esseri misteriosi che difendono le aree sacre, i templi, il palazzo reale. Egli scende, si libra sulle ali del vento ed è avvolto, questo cavaliere solitario, è avvolto di tenebre come con un mantello, come con un velo. E davanti a lui il mondo impazzisce. Avete visto la sua ira, il soffio della sua ira? Fa vedere sotto il mare le fondamenta della terra. Sembra quasi che il mondo si spacchi, che il mondo quasi riveli la sua struttura di fondo. Ora, questo testo è da leggere in parallelo con un altro, che di fronte all'imperversare, questo è evidentemente l'imperversare di una tempesta, mette in parallelo invece la gioia di un panorama sereno, sul quale passa ancora il cocchio di Yahweh, passa ancora il suo carro, ma è il carro ormai fecondatore. Non è come questo il carro del giudizio, è il carro invece della fertilità. Il salmo parallelo che scegliamo è il 65, 64 della Vulgata, versetti 10-14. È un salmo, questo, che ha una parte, la parte che leggiamo noi, dedicata alla campagna. È una specie di quadretto campestre. Teniamo sempre presente, nello sfondo, la fantasia dell'orientale, il quale è sempre affascinato quando vede il verde. Per noi il verde è una componente del paesaggio, per l'orientale invece è l'eccezione. Per cui tutte le volte che appare acqua, verde, primavera, c'è sempre il segno di Dio, c'è sempre il riferimento a Dio. Tu, dice il Salmo 65, il versetto 10, tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini, così prepari la terra, tu irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia. Questo era un carme probabilmente legato alla festa di primavera. E si immagina che il panorama, che prima è completamente desolato e desertico, al passaggio, e in ebraico si allude al correre di un cocchio, al correre del cocchio di Yahweh, automaticamente, vedete, si colora, si smalta di colori, di verde, di frumento, ed ecco che all'improvviso tutto canta gioia, tutto è felicità. Abbiamo trovato attraverso questi due simboli il mantello del mistero, questo cavaliere che è avvolto nel mantello delle nubi, e dall'altra parte il cocchio. Abbiamo trovato due simboli con i quali si descrive il Signore, Yahweh,
che è il sovrano della natura. Ed è questo uno dei temi fondamentali. Io qui vorrei ricordarvi un elemento che è un po' autobiografico, ma che è, direi, quasi costante. Ognuno di voi lo può riprodurre in qualche maniera, in una maniera diversa. Io lo ricordo in maniera autobiografica, non parlando di me in maniera specifica. Ognuno di voi invece lo può ricomporre in maniera specifica, io credo almeno. Si usa a dire che normalmente la poesia è una delle prime manifestazioni dell'uomo, e bene o male quasi tutti, se non hanno scritto poesia, hanno avuto perlomeno intuizioni di ordine poetico, anche se questa poesia tante volte restava semplicemente su modalità di imitazione, su modalità che erano o romantiche o realistiche a secondo dei periodi della cultura in cui si era immersi. Trano anche misterioso Salmo 29. Il Salmo 29 è, secondo la maggior parte degli studiosi, è il più antico di tutti i salmi. È un salmo che è stato composto non per il salterio. È un salmo che nel suo nucleo essenziale era cantato, recitato, prima ancora probabilmente che Israele fosse nella terra di Israele. Prima ancora che Israele esistesse, potremmo dire. Quindi noi ci raccordiamo idealmente con una preghiera che sfida i secoli, con una preghiera che passa oltre l'area stessa nostra religiosa. Ecco, questa grande, solenne preghiera, secondo gli studiosi, riflette ancora in radiografia il vocabolario, la struttura, le modalità di espressione del mondo cananeo, il mondo prebiblico, il mondo di quegli indigeni che fino a poco tempo fa conoscevamo pochissimo e che dal 1930 in avanti conosciamo molto di più, quando è stata scoperta questa città che ci ha lasciato 35-40 mila tavolette, la città di Ugarit, Rashambra, che si trova attualmente in Siria. Questa letteratura ci ha offerto la possibilità di entrare nel mondo nel quale la Bibbia si è manifestata con la sua originalità, ma anche si è manifestata non come se fosse un aerolito, come se fosse qualcosa piombato dal cielo. Quest'area è l'area del mondo di Canaan, e il Dio di Canaan si chiamava, è un nome che quasi tutti voi sapete leggendo un po' la Bibbia, si chiamava Baal. Baal significa Signore, e questo Baal aveva un attributo, il primo tra tutti gli altri, Baal Hadad, il Signore della tempesta. Ed allora l'ebreo che arriva nella terra di Palestina sente che questo Dio, che egli non accetterà, ha però una preghiera che è bellissima, e allora si mette un po' in questa prospettiva. Perché non prendiamo questo bellissimo carme e lo trascriviamo, lo battezziamo e lo usiamo per la preghiera al nostro Dio, Signore del cielo e della terra? Ed ecco che noi ora vedremo, c'è un carme che è yavista, cioè un carme che è tipicamente biblico, ma che ha nel suo interno ancora la preghiera antica. Questo salmo è stato composto quindi probabilmente nella sua matrice cananea attorno al 1200-1100 a.C. Ed è adesso, noi tra poco lo leggeremo, ed è una voce che risuona da 3000 anni sulla faccia della terra, indirizzata al Signore della tempesta. E vedremo che cosa significa invocare il Signore della tempesta. Per seguire bene il testo, cercate di capire adesso il movimento. È il movimento classico di tutti gli inni. Gli inni hanno una struttura, ricordate la struttura della supplica. C'erano tre personaggi, passato, presente e futuro. La struttura invece dell'inno è una struttura molto semplice. C'è un'apertura, un'ouverture, una specie di antifona, la quale viene ripresa in finale, in maniera anche diversa, ma di solito il tema viene ripreso, qualche volta la lettera anche, viene ripresa in finale.
e al centro c'è il corpo, l'inno, col suo snodarsi molto libero, le strofe. Noi adesso vedremo la cornice e vedremo nell'interno il corpo. Per seguirlo bene, cercate di pensare a un elemento che è originale, che è originario nel testo ebraico, il suono voce. In ebraico, anche in ugaritico, voce si dice kol, e questa parola significa anche tuono, ed è una parola onomatopeica, kol. Il salmo nel suo corpo risuona continuamente su questa voce, che viene ribadita per 7 volte, kol, kol, è l'idea del tuono che sta irrompendo. E noi vedremo che il movimento del tuono, il movimento quindi della tempesta, è un movimento progressivo, segue il cielo, segue l'area della Palestina. Allora cominciamo, prima di tutto la cornice. La cornice è stata scritta da un poeta ebreo, da un autore dei Salmi, e l'autore dei Salmi ha perforato i cieli. E per capire bene questo dovete immaginare, dovete ricordare un dato che è fondamentale nella teologia biblica. Il Tempio di Gerusalemme, il Santuario e il cielo sono quasi uniti da una specie di canale di comunicazione. È come un po' se fosse una specie di grande asse verticale che unisce cielo e terra, ma la unisce in quel punto preciso, il Tempio. Allora, se io sono nel Tempio, è come se fosse nei cieli. E allora la cornice sarà questa: cielo, dove abita Dio, l'area di Dio, e il Tempio, che sono la stessa cosa, sono fusi in unità, non si possono distinguere. E in questo cielo Dio è assiso, come è assiso nel Tempio, attorno ai suoi ministri, al suo consiglio della corona, che sono gli angeli, i figli di Elohim, i figli di Dio vengono chiamati nel linguaggio del mondo cananeo. Ecco allora la cornice, cominciamo con la cornice, versetti 1-2. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti. Comincia questa specie di sinfonia. I figli di Dio sono gli angeli, ma naturalmente chi sono nel Tempio? Sono tutti gli ebrei che stanno pregando. Ecco la cornice. Cominciamo per ora ad immaginare questa specie di lode corale. Questa lode immagina la pace o il terrore? Immagina sicuramente la pace. Eppure fuori è scatenata la tempesta. E difatti, subito dopo, il Salmo passa alla tempesta. Naturalmente voi, dove trovate la parola tuono, ricordate che si può tradurre sia voce che tuono. Ed è soprattutto questo suono, questa O continua che risuona. Primo quadro, il tuono, la tempesta scoppia sul Mediterraneo, sulle acque del Mediterraneo, sono i versetti 3-4. Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque. Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Avete sentito, è l'eco continua. La tempesta comincia, come avviene nel panorama palestinese, viene sempre da occidente, la si vede salire dal mare. Il mare, l'abbiamo già ricordato altre volte, per l'orientale è il segno del nulla, è il segno del caos. Quindi la tempesta è il segno dello scatenarsi delle energie negative, e l'uomo assiste sulla costa palestinese a questo scatenarsi lontano. Per ora i tuoni sono ancora lontani. Poi il poeta sente avanzare la tempesta, e il movimento tradizionale del temporale palestinese è di solito l'asse Mediterraneo Nord, va verso, sembra spostarsi verso il Libano. Ascoltate allora il secondo quadro,
i versetti 5 e 6. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano. Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Vedete questa immagine molto poetica, orientale, sotto il continuo martellare dei tuoni, sembra che queste montagne solenni, il Libano e l'Antilibano, il Libano e il Sirion, siano quasi sconvolti, siano quasi atterriti come se fossero animali impauriti. Essi danzano. E questo segno della stabilità assoluta che è il cedro del Libano, è scorticato. La tempesta si è spostata ormai al nord. Ormai sta per avvicinarsi alla terra. Ed ecco la terza scena. Con celerità la tempesta dal Mediterraneo è salita in alto nel confine settentrionale e ora sta per arrivare sulla città santa, sta per arrivare sul deserto, il deserto di Giuda. È la terza scena, quella dei versetti 7-9b. Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh. Il tuono fa partorire le cerve, spoglia le foreste. La tempesta ormai è arrivata verso il sud, il deserto, palestinese, fino giù a Kadesh. E vedete che ormai l'eco della tempesta non è più soltanto nella natura inanimata, i vegetali. Ormai, secondo le credenze popolari, si immaginava che la cerva, gli animali, sotto il terrore della tempesta, si buttassero, si nascondessero per partorire prematuramente. Abortivano le cerve sotto il terrore della tempesta, impaurite, correndo, nascondendosi. Egli vede perciò incombere su tutto il territorio palestinese ormai il Kol, la voce tuono di Yahweh. E ormai siamo pronti, dopo aver visto questo movimento veloce della tempesta, dopo aver visto questo dispiegarsi terribile della natura, siamo pronti ormai per raccogliere la cornice finale. E la cornice finale dov'è? È ancora mentre all'orizzonte, mentre nello sfondo si sente il rumore del tuono, nell'interno del tempio invece c'è soltanto la lode e la pace. Ed ecco allora la finale. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siederà per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace. Vedete che l'ultima parola, mentre tutto il salmo è un salmo di movimento, di terrore, l'ultima parola del poeta ebreo che ha fatto la cornice dell'inno è invece la parola shalom, la parola pace. Cielo e terra sono uniti quasi verticalmente nel tempio, mentre fuori imperversano le tempeste, Israele, il fedele, prega sereno e non teme, perché egli è in comunicazione diretta con l'infinito. Potremmo dire, se vogliamo interpretare questo salmo, che ci sono sostanzialmente due temi, che sono continuamente riproducibili anche in chi oggi prega usando una preghiera lontanissima. Il primo tema è sicuramente il tema della trascendenza. Il Signore è sopra e controlla le energie misteriose della natura. C'è quindi una visione di Dio che comprende anche la sua superiorità. C'è quindi anche una dimensione di paura, è quella dimensione costante, è quella dimensione che anche noi sperimentiamo tutte le volte che vediamo scatenarsi le energie della natura attorno a noi. Io adesso vorrei ricordarvi due testi. Sono testi proprio agli antipodi, che esprimono lo stesso sentimento. Il primo non vi dico di chi è, ma potete subito immaginare da quale area viene. Ecco, ascoltate questo testo. Potente uragano dal cuore invisibile, voce potente, uragano,
voce d'un Dio grande e potente, voce del Signore del cielo e della terra, potente, voce che sconvolge in alto il cielo e che stupisce in basso la terra e le montagne. La sua voce è un diluvio, la sua voce abbatte come una clava madre e bambino. La voce del Signore distrugge le querce, la voce del Signore distrugge i roseti sbocciati, la sua voce abbatte i grandi alberi e fa partorire le cerve. E questo è, come potete ben immaginare, il testo che è stato scoperto nel 1900, attorno all'anno 35-40, e che costituiva il salmo originale, da cui il poeta ha imitato, il poeta biblico ha ripreso i motivi fondamentali. Vedete che alla base c'è questo terrore, voce potente. Dio è come armato di una clava e non ha compassione di nessuno. È il senso della potenza di Dio. E il secondo testo invece che vorrei leggervi è questo, ed è di un nostro contemporaneo invece. L'uomo ha creato tra le acque nere e fredde una zona abitabile ove fa chiaro e caldo. Ma quanto è precaria questa dimora! In ogni istante la cosa terribile, maiuscola, il nulla, il male, fa irruzione, fuoco, peste, tempesta, terremoto, scatenarsi di forze morali, oscure, che trascinano in un istante ciò che noi avevamo costruito e ornato. L'uomo sospeso su questa specie di baratro. E le parole sono di Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin. L'uomo sospeso. Si è creato la sua area, sereno si è assiso, l'ha ornata. Nel linguaggio biblico lui dice costruire e ornare, il linguaggio del Genesi 1 per descrivere la creazione. Ha creato anche lui il mondo, l'uomo, indubbiamente. Eppure, all'improvviso, le acque fredde e nere riprendono ancora il dominio. E allora possiamo dire che questo salmo è la celebrazione anche della paura, è la celebrazione del limite dell'uomo, quel limite che l'uomo avverte con la natura, ma dall'altra parte, e lo capite bene, è anche una celebrazione di sommo ottimismo. Noi siamo immersi in un mondo che è come un gorgo che ci aspira, ma d'altra parte ci sono alcuni punti sicuri, alcune colonne, alcune rocce sulle quali l'uomo si asside. Ed è, appunto, dice la Bibbia, la fiducia in Dio. Nell'interno del Tempio c'è il silenzio, passano le tempeste della storia, noi possiamo restare intatti. E allora vedete che il messaggio è duplice, è come se fosse bifronte. Da un lato abbiamo sicuramente la paura e il senso del limite, e dall'altra parte anche abbiamo la sicurezza. Dio, col suo cocchio, ci sostiene. Secondo, vi dicevo anche che l'altro aspetto, l'aspetto più normale che noi sperimentiamo, è l'aspetto sicuramente positivo. È più facile che uno faccia una poesia anche da ragazzino, da giovane, eccetera, celebrando lo splendore della natura. Sono di solito quelle poesie molto infantili, che non potranno mai assurgere a nessuna dignità letteraria, ma che sono l'espressione del primo tema che anche la maestra dell'elementare di solito instilla quasi nel ragazzino, gli fa descrivere sempre qualche panorama, qualche paesaggio. È naturale, questo aspetto della natura, come noi siamo fatti di polvere, c'è una specie di fraternità con la natura. È solo forse un uomo alienato come il nostro del Novecento, probabilmente, che sente la natura ostile, perché l'ha resa ostile. Nei suoi confronti è sempre un atteggiamento di conquista bieca, non di rapporto di dominio in maniera armonica, come era stato sognato dalla grande pagina d'apertura della Genesi. Ecco allora un altro testo, l'inno alla natura gioiosa, l'inno alla natura che è contemplata, ma soprattutto tenendo presente che nella natura c'è un tesoro, c'è una scintilla.
e vedremo qual è questa scintilla. Il salmo che io scelgo, purtroppo lo dobbiamo leggere velocissimamente, è un salmo bellissimo, difficile, brevissimo. Voi adesso ascolterete ancora una volta il famoso schema, per cui vi abituate, vedete che esistono alcuni modelli costanti. Come deve essere lo schema dell'inno? Introduzione, cornice, corpo dell'inno, conclusione. Voi adesso la ritroverete ancora nella stessa maniera e lo ritroverete in tanti altri inni alla natura. Il Salmo è il Salmo 8, il più celebre di tutti gli inni alla natura. Questo Salmo è diventato famoso anche al grosso pubblico, poniamo americano per esempio, per una ragione estrinseca. Il 22 maggio del 1969, sorvolando la Luna a 15 chilometri di distanza, i due astronauti, mi pare uno era Stafford la prima volta, e a Stafford ha letto questo salmo e l'ha rimandato a terra, ha letto il salmo 8. Successivamente, nel luglio del 69, prima che partisse la navicella spaziale che doveva salire sulla Luna, che doveva atterrare sulla Luna, Paolo VI aveva consegnato questo testo, il testo del Salmo 8, perché fosse depositato su queste sabbie lunari. E l'ha consegnato appunto a Armstrong, mi pare che fosse il capo dell'equipaggio, erano due, di questa navicella spaziale. Questo gesto, che è stato un gesto che ha suscitato molte polemiche, sapete. Tra l'altro c'è quella testimonianza polemica di quella specie di scrittore apocalittico nostrano che è diventato famoso per le sue incursioni nel settore della Bibbia, Guido Ceronetti, che è in libreria in questi giorni con un suo discutibile e anche piacevole, gli metterei prima l'aggettivo discutibile, poi anche piacevole, libro di Isaia, traduzione del libro di Isaia edito da Adelphi. Guido Ceronetti, un poeta e scrittore torinese, aveva scritto allora un libro intitolato La difesa della Luna. Lui è un conservatore apocalittico, nel senso che vede l'umanità continuamente sotto il segno della maledizione e tutto ciò che l'umanità fa per progredire è solo e sempre suicidio. E allora, in questa prospettiva, aveva scritto una pagina, proprio in apertura di questo libro Difesa della Luna, aveva scritto una pagina accorata sulla umiliazione che la Luna subisce e che il Salmo 8 subiscono nel loro incrociarsi. Perché il loro destino è quello di essere autonomi ed indipendenti e come tali di avere dignità. Lasciamo stare adesso la discussione. È sicuramente interessante il fatto che questo Salmo 8 rappresenta un passo, direi, fondamentale nella lettura del cosmo da parte della Bibbia. È una lettura che noi abbiamo continuamente davanti agli occhi nel testo biblico, che invece attualmente sta un po' scomparendo, proprio perché la lettura che possiamo dire dal Rinascimento, dal post-Rinascimento in avanti, è stata introdotta di ordine diverso. La lettura del Salmo 8 è questa: esiste la natura ed esiste l'uomo. Sono due poli. L'uomo ha un primato assoluto. È un primato di armonia, però, continua a ribadire questo Salmo. Voi sapete che successivamente si è iniziato ad introdurre il primato soprattutto della natura, delle cose, gli oggetti, per cui l'uomo viene in qualche modo dimenticato. È una differenza di prospettiva. La Bibbia dice prima di tutto bisogna preoccuparsi dell'uomo. Invece noi abbiamo visto piano piano spostare l'accento sull'avere, sulle cose. È un po' quello che si dice anche nella storia dell'arte, lo si usa dire, lo si ripete sempre a questo proposito, la rivoluzione di Giorgione, il trapasso dall'uomo, figura centrale, il santo, il Cristo, che domina il quadro, e il paesaggio fa da sfondo,
sostiene, è una parte in armonia, in simbiosi, ma è sempre secondario. Con La tempesta, poniamo, di Giorgione, voi vedete che l'uomo è talmente una componente, una tessera di questo mosaico, che nonostante le 7, 8, 12 interpretazioni che sono state date di questo quadro, non si riesce ancora a trovare il segno globale esplicativo della figura dell'uomo. Si sa che è la tempesta, ma che cosa vuol dire esattamente la figura di quella donna col bambino, di quel viandante che passa? Si comincia a mettere l'uomo come una componente, fino a quando l'uomo verrà considerato tutto sommato una cosa secondaria. Pensate, se volete, anche se la cosa è un po' plateale, pensate come simbolo riassuntivo alla bomba N, alla bomba al neutrone. È la celebrazione della cosa, perché elimina l'uomo e lascia intatto le cose. È proprio gli antipodi del Salmo 8. Proprio l'antisalmo 8, questa bomba. Vediamo questo salmo. Salmo 8 si apre, come sempre, con questa grande acclamazione d'apertura. L'antifona di inizio alla fine. Potete scoprirla subito tutti voi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E voi, naturalmente, andate a cercare la finale del salmo e nel versetto 10... O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, la cornice. Si celebra Dio creatore, quindi è chiaro. Dio è il grande arbitro della natura, ma Dio perché è grande? E questa è la grande domanda che sta nel corpo del Salmo. Dio è grande perché ha creato questi mondi immensi, grandiosi, sconfinati. Questi sistemi stellari, e la risposta del Salmo sarà un'altra. Dio è grande perché ha creato l'uomo, questo essere microscopico ed infinitesimale. E allora tutto il Salmo diventa il canto di Dio e dell'uomo contemporaneamente. Il Salmo è diviso in due quadri, due dittici, due quadri di un dittico. 2b 5 6 9. Leggiamo il primo quadro. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza, con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre a silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché te ne curi? Immaginiamo la cornice di questo salmo, probabilmente una festa notturna. Il cielo è il cielo dell'Oriente, sempre limpidissimo. Questo cielo tutto stellato. E in questa festa notturna, c'erano delle feste notturne anche in Israele, in questa festa notturna il salmista comincia a fare il primo confronto. E voi avete ben visto qual è il confronto. Il confronto è tra i sistemi stellari e l'uomo. Qual è la risposta? Qual è il risultato di questo confronto? È un risultato sicuramente di squilibrio, di sproporzione. L'uomo è un nulla. L'uomo è veramente canna, fragilissima, inconsistente. Ed è per questo che si vuole marcare ulteriormente anche la signoria di Dio. Dio, tra l'altro, è anche superiore a queste energie dell'universo. L'autore usa qui una finezza che è tutta sua e che nell'originale si vede ancora in maniera più intensa. Di solito, nel vocabolario della Bibbia, e questo l'avete in mente anche voi per assuefazione, quando si parla del cielo, delle stelle, del sole, della luna e così via, che cosa si dice solitamente? Che sono opera delle mani di Dio. Questo poeta invece ha usato un'espressione molto più delicata. Opera delle tue dita. Eppure tu le hai fissate. Sono realtà monumentali, sospese nell'universo, eppure tu le hai fatte con le tue dita, come se fosse un cesello, come se fosse un ricamo. Dio non fatica nel creare, eppure sono realtà così monumentali.
Quindi il confronto, la sproporzione è ancora maggiore. Non solo l'uomo è piccolissimo rispetto alla natura, ma è infinitamente piccolo rispetto a Dio. Questo è il primo quadro. E adesso si passa al secondo. E il secondo è eppure. Questo eppure è fondamentale, perché è la contemplazione che l'ebreo fa, che il credente fa, dell'uomo. Una realtà che ho scoperto come un filo d'erba. Lo dice il Salmo 90. Gli uomini sono come il filo d'erba che è spuntato al mattino. Io l'ho visto passando. Durante il giorno è soffiato il vento del deserto. Alla sera non c'è più, è bellissima questa immagine. E il suo luogo non lo conosce. In pratica è come se il campo dicesse: ma dov'è questo verde? Non c'è più. L'uomo è scomparso nell'arco di 24 ore. La sua è una realtà inconsistente. Eppure, ed ecco allora la seconda parte. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulla opera delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. E alla fine l'antifona conclusiva: o Signore nostro Dio. Guardiamo questo testo. Io adesso vorrei attirare la vostra attenzione soprattutto su un elemento. Che cosa si dice dell'uomo? La traduzione della CEI, secondo me, non è una traduzione del tutto convincente. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Due sono i dati. Primo dato. L'hai fatto poco meno, e in ebraico c'è però, non c'è angeli. C'è la parola Elohim. Ora, Elohim è una parola che può anche voler dire angeli, ma solitamente nella Bibbia vuol dire Dio. Il confronto era prima tra chi? Tra gli angeli e l'uomo. Tra l'uomo e la natura soltanto. Era il confronto tra l'uomo e Dio. E allora è più logico che qui adesso si ribadisca. Quest'uomo piccolissimo, in realtà insignificante, eppure è di poco inferiore a Dio. La grandezza dell'uomo è tale da essere questa realtà fragile eppur grandissima. Egli infatti è coronato. E guardate che nell'originale sempre di gloria e di onore lo hai coronato. Gloria e onore nell'originale ebraico evocano i termini specifici coi quali si descrive l'aureola del sovrano. Quella che in accadico si chiama melammu. Il sovrano appare, ha la sua corona, tutto il suo abbigliamento, è come un'aureola. La gloria e l'onore. Hod hadar. L'uomo è circondato da questa specie di grande aureola e appare ed egli è il Signore su tutto questo orizzonte. E vedete che allora comincia ancora tutto quell'universo di prima, è descritto, ma ormai questo universo dove è messo? Ai piedi stessi di Dio. È messo ai piedi stessi dell'uomo. È messo sotto l'uomo. Questo essere di poco inferiore a Dio. E allora vedete che il Salmo è la celebrazione di uno dei motivi fondamentali della teologia biblica. Cosa possiamo dire in conclusione? In maniera essenziale, per raccogliere il messaggio di questo salmo, potremmo raccogliere due elementi che sono costanti un po' in tutte le culture, per cui questa preghiera diventa anche la preghiera affine a quella di altri popoli. C'è la scoperta della malattia dell'uomo. L'uomo è limitato. L'uomo è canna, per usare l'immagine di Pascal. È una realtà fragilissima in questo universo. È una realtà che può essere schiacciata senza nessun imbarazzo. Quindi c'è questo senso anche del limite. Ma subito dopo si esalta quello che Pascal chiamava la canna pensante, la quale ha coscienza di tutto l'universo. È l'unica ad avere coscienza di tutto l'universo.
Io vorrei ricordare uno dei testi che sicuramente, se non l'avete mai letto, sarebbe uno dei testi da leggere, anche un ricordo un po', direi, personale. Per me, io ho cominciato, lo posso dire anche se siete così in tanti, ma ormai c'è anche una certa confidenza tra di noi. Io ho cominciato a studiare il greco, sono stato affascinato dal greco in quinta elementare. Ho trovato una grammatica di greco in quinta elementare e ho cominciato a studiare il greco allora. E da quel momento in avanti ho cominciato e ho sempre avuto una simpatia particolare per questa lingua. E per me una delle scoperte fondamentali è stata sicuramente la scoperta dei tragici greci. Pensiamo al mondo di Eschilo, Sofocle e Euripide. Ecco, tra questi testi, sicuramente uno dei testi più impressionanti e legato a certi momenti della storia di una persona, non si può neppure dire esattamente perché, è sicuramente l'Antigone di Sofocle. E c'è un testo che mi veniva in mente proprio venendo in giù oggi, qui per questa conferenza, un testo sempre dell'Antigone di Sofocle, che è un po' l'evocazione di questo salmo, proprio perché è l'evocazione della parte più nobile, ma poi subito dopo c'è la caratteristica di questa cultura tragica, subito dopo incombe invece l'amarezza e dominerà l'amarezza. Ma comunque la frase famosa è: molte sono le cose mirabili, molte sono le cose mirabili del mondo, ma nessuna è più mirabile mai dell'uomo. Nessuna è più mirabile mai dell'uomo. Questa celebrazione grandiosa della realtà umana. Questa celebrazione che entra, ho detto, un po' in tutte le religioni, per cui questa preghiera può essere veramente una preghiera anche ripetuta da culture lontane a noi. Vorrei citarvi per esempio questo Carme, è preso da un testo lontanissimo dalla Bibbia, per coordinate culturali, il mondo delle Upanishad, quindi il mondo della cultura indiana. Questa mia anima dentro il cuore è più piccola d'un grano di riso o d'orzo o di sesamo o di miglio. È più piccola ancora del nucleo di un grano di miglio. È una realtà insignificante, prima parte del Salmo. Questa mia anima dentro il mio cuore è più grande della terra, dello spazio atmosferico, è più grande dei monti, dei mondi e del cielo, perché io ti amo. Queste due strane, scandalose possibilità dell'uomo: di essere piccolissimo, piccolissimo più del nucleo del grano di miglio, e dall'altra parte, attraverso l'amore e la conoscenza, più grande di tutti i mondi. E questo è il Salmo 8. Un salmo, però, dobbiamo dirlo in finale, per questo che io condivido un po' anche la paura di Ceronetti, un salmo pericoloso, perché questo uomo, di poco inferiore a Dio, più spesso sulla faccia della terra non si rivela questo essere che può dare senso a tutto il cosmo, si rivela in realtà come un tiranno spesse volte vaneso e vanitoso, un tiranno prepotente che ha rotto tutti gli equilibri di questo universo. Pensiamo che cosa significhi soltanto l'energia nucleare, che cosa significhi ciò che l'uomo fa nei confronti della natura, che cosa fa negli squilibri della natura e negli squilibri anche della giustizia sul nostro pianeta, per cui alla mensa del mondo ci sono quelli che non hanno nulla davanti di questo grande mondo e quelli che hanno troppo. Quindi è pericoloso questo canto all'uomo di poco inferiore a Dio. Ed è forse per questo motivo che nel Nuovo Testamento, e forse questo lo sapete, un anonimo predicatore del Nuovo Testamento, in una omelia, perché si tratta di un'omelia, la cosiddetta lettera agli ebrei, è un discepolo di Paolo, non è Paolo l'autore della lettera agli ebrei, ha preso questo salmo, l'ha citato, ma non l'ha applicato all'uomo. L'ha applicato al Cristo, l'uomo giusto e perfetto.
E allora questa notte, se volete, la notte stellata che il Salmo suppone, potrebbe essere, come è avvenuto nella liturgia luterana, che ha degli inni bellissimi modellati sul Salmo 8, il Salmo 8 è diventato la liturgia del Natale, la notte di Natale, in cui appare un uomo che è come Dio in questo caso, ma che non umilia la natura, il quale è come noi, quindi come tale entra nella miseria dell'uomo, ma al tempo stesso sa con la sua grandezza non umiliare né l'uomo né la natura. E concludiamo questa nostra lettura degli inni con un ultimo testo che spero brevemente di presentare. E questo è una sottospecie degli inni. Noi finora abbiamo visto un modello, il modello degli inni alla natura. Ci sono altri due temi degli inni che costituiscono due punti di riferimento abbastanza frequenti e costanti nella teologia della Bibbia, per cui ancora una volta ribadiamo il concetto che il Salterio è lo specchio di tutta la letteratura della Bibbia. Ci sono, da un lato, per l'ebreo, ci sono due grandi manifestazioni di Dio. La prima è nel Tempio di Gerusalemme. La seconda grande manifestazione è invece nel Regno di Dio, il Regno messianico. E allora ci sono due tipi di inni, gli inni che cantano Gerusalemme, gli inni di Sion, alcuni bellissimi, alcuni non nel Salterio. Vi invito ad andare a cercare un inno bellissimo a Sion, non nel Salterio, Isaia capitolo 2, versetti 1-5, c'è un bellissimo salmo che è stato composto da Isaia e non è entrato nel Salterio, è di Isaia, canto a Sion, Isaia 2. E secondo, il regno di Dio, un'armonia diversa nell'universo. Io ne scelgo uno perché lo vorrei mettere un po' come conclusione e anche come augurio, perché è uno dei famosi carmi, li conoscete, l'avete sentito parlare, se avete sentito parlare sicuramente di questi carmi, i carmi delle ascensioni, i salmi dell'ascesa, i canti dei pellegrinaggi. Ascensioni perché Gerusalemme è in alto, è 800 metri sul livello del mare. E allora il movimento, voi capite, è come se fosse un movimento non solo verso l'alto, ma anche verso il cielo, verso Dio. Questo Salmo, il 121, è un salmo ricco di immagini e che suppone proprio un viandante che sta camminando. È, direi, l'inno all'itinerario della vita. È il cammino della vita che ogni uomo fa verso una meta. Questo salmo comincia innanzitutto nei versetti 1-2 con una immagine, i monti. A noi dicono tanto poco questi monti detti così. All'ebreo ricordano un'infinità di cose. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. I monti per l'ebreo erano Sion, soprattutto Sion, il monte di Gerusalemme. Ed erano anche tutti quei monti sui quali si facevano i culti della fertilità, dove c'erano i santuari pagani. Ed allora è naturale l'allusione. Mi verrà forse l'aiuto da questi monti? Il mio aiuto invece viene dal monte del Signore, viene da Sion. E poi il cammino comincia. Si ha sempre in mente quel famoso monte. Ed ecco che allora continuano ad apparire immagini. Un'immagine la sentite subito, risuonare con insistenza. Egli non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Per tre volte avete sentito la parola sentinella, custode. Sta camminando, ci sono i pericoli della notte, c'è il rischio di prendere sonno, il Signore veglia sempre su di te, anche quando c'è l'oscurità, anche quando c'è la paura. Seconda immagine, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Due immagini unite, è l'ombra dell'Esodo, quando il sole è implacabile e inesorabile, egli ti difende, come ti protegge nella notte.
ed egli sta alla tua destra. La destra è il segno, è il posto che occupa o il difensore, difensore militare, perché ha la possibilità di sguainare la spada stando alla destra del protetto, non è impedito, oppure nel diritto ebraico è la posizione dell'avvocato difensore. Egli, in mezzo a tutte le contraddizioni della tua vita, ti difenderà sempre, sguainerà sempre la sua spada, starà sempre alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. È l'ultima immagine. Gli orientali credevano che la luna facesse impazzire se uno la fissava, o diventasse cieco uno, fissandola sarebbe diventato cieco. E allora vedete, sole terribile e luna pericolosa sono continuamente neutralizzati da Dio. E alla fine, allora, il Salmo, che descrive tutte le difficoltà del cammino della vita, oscurità o troppa luce, tutti i pericoli, si conclude con una definizione essenziale. Il Signore ti protegge nell'arco intero della vita. E i due estremi della vita quali sono? Come usa dire spesso la Bibbia, sono l'uscire dal grembo materno e l'entrare nel grembo della terra. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. E allora l'ebreo, camminando, e quindi ogni uomo camminando, sa che può avere questa sicurezza di fondo. E con questo tema noi abbiamo introdotto il motivo che ci terrà occupati nella prossima lezione. Diceva, e questo è un testo che voglio ricordare ora come nota per la prossima lezione, diceva un famoso proverbio musulmano, arabo, diffuso in tutta l'area dei 700 milioni di musulmani: noi musulmani siamo famosi per la profondità della nostra fede. Ed effettivamente la fede musulmana, ma che riassume anche l'arco intero della poesia biblica, della poesia salmica.